away from home, now let us run. With you know you'll have so much fun. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo ed ultimo episodio di Pokémon Hypnos Lullaby. Prima di iniziare mi sono dimenticato di dirvi una cosa nello scorso episodio, ossia cosa ne pensate della nuova inquadratura della facecam, dato che ho pensato di cambiarla un pochino per dare anche una ventata di aria fresca. Fatemi sapere se la preferite così o se è meglio che la rimetta dove stava prima. E nulla, nello scorso episodio ci siamo avventurati nel bosco baccoso, siamo stati sconfitti da Hypno che ci ha portato nella sua caverna, dove abbiamo constatato che si trova tantissima gente ipnotizzata. Ora dobbiamo buttarci in questo buco e scoprire che cosa ci attende. Non abbiamo Pokémon, fra tante virgolette, perché non abbiamo una lista di Pokémon, però cioè, abbiamo un Vulpix che appare a caso nel gioco. E nulla, buttiamoci. Parte la canzone del Monte Luna e ci troviamo nella Lost Chamber, la camera perduta. Ok, questa cosa qua effettivamente non me la ricordavo. Ci sono tutti i personaggi che abbiamo visto prima che ci guardano. E infatti vedete raga, c'è un botto di gente. In alcuni casi non si caricano nemmeno gli sprite. C'è Mr. Fuji, c'è Ci Siamo Noi, c'è Agatha, c'è il signor maledetto, quello sdentato. Ci sono tutti. E adesso ragazzi scopriamo una cosa. Oh mio Dio, un corpo decomposto, mi sento male. Parliamo con questo qua che è molto interessante ragazzi. Chi sono io? Non ha importanza. Hypno mi ha rapito quando avevo 7 anni. Ora guardami. Ho speso secoli qua dentro e ora so che non c'è modo di scappare. Esatto signori miei, ecco il motivo per il quale ci sono anche adulti in questa caverna. Sono bambini che sono rimasti qui per decenni. Questo addirittura dice per secoli. Ok, questo penso sia un bug. E adesso ragazzi c'è la cosa più bella di questa Chrome secondo me. Wildlass appeared. Esattamente signori miei, i più furbi magari ci sono arrivati. Hypno ci sta scagliando contro i suoi scagnozzi, fra tante virgolette, i bambini che ha fatto prigionieri e che ha ipnotizzato. Ovviamente sono tutti scarsi se non ricordo male, non dovrebbe essercene uno forte. Questo qua è un bullo, tra l'altro vedete ci sono anche dei diciamo ritocchi agli sprite, dato che questo bullo ha gli occhi rossi. E guardate che cosa bella, Wild Youngster died, non sviene, muore. Se non sbaglio c'era, avrebbe dovuto esserci anche in Vulpix quando abbiamo perso con Hypno, però forse non me ne sono accorto, mi sono dimenticato di dirlo. Quick Attack e giù anche Young Girl, perfetto. Cioè, perfetto no, però. Ok, un altro buco e se il cane non la smette lo porto io nella mia Creepy's Cave. Per chi la coglie, raga, Creepy's Cave è il mio gruppo Telegram, mi raccomando passateci perché... Perché? Ok, perfetto. Fermi, c'era un cartello lì che non ricordo cosa diceva. Soul Chamber, here remains the soul of the dead children. Qui rimangono le anime dei bambini morti. Ed ecco perché appunto abbiamo appena trovato un ghost selvatico. Ha senso, ha fottutamente senso. Però dà anche un pochino sui nervi sinceramente. Quindi se possiamo... Dai però, non puoi veramente fare così, fai schifo. Ok, se non sbaglio dovrebbe essere qua. Esatto. Hypno e quella che sembra essere Lisetta. Allora, vediamo se Lisetta... No, ok, è ipnotizzata anche lei. Proviamo a parlare a Hypno. Grazie. No, davvero. In un momento così importante tu mi interrompi così? Bene. Come little children, come with me. Hypno utilizza ipnosi, Creepy si addormenta. Scusate, ma quella frase lì non riesco a leggerla in italiano. Ok, pensavo di trovarmi in un altro luogo, questa parte qua me la sono dimenticata. Tu, stai sognando. Sì, esatto. Questo non è reale. Non c'è luce per te, solo ombre. E forse tutto ciò avverrà usciti da qua? Sì, esatto, Lavandonia. Nightmare in questo caso, perché siamo in un incubo. Torre Pokémon, Torre Pokémon, Torre Pokémon, Torre Pokémon. Ok, tutti pazzi. Non ti sveglierai mai. La tua mente appartiene a Hypno. Ok ragazzi, non si può entrare in nessuna casa, neanche da quella in cui siamo giustamente... Da cui siamo giustamente usciti. Mi scappava da ruttare, oddio. Sarebbe stata una cosa veramente triste in un gioco creepy. Ok, vedete che è tutto chiuso, non c'è via di uscita. E lì c'è Hypno. Tu? Se non sbaglio eri... Ok. Sai che cosa è successo? Io lo so. Sì, quindi lo sai, però se ti rispondessi di no, Hypno possiede i tuoi sogni, esattamente signori miei. Hypno è entrato nella nostra mente e sta controllando i nostri sogni e adesso ci sfiderà. I tuoi sogni ora sono miei, perfetto. Con uno script orribile lì sotto che dovrebbe essere modificato. Non fatevi spaventare da questa pupa al 100, perché oltre ad addormentarmi,
Non ha mosse offensive e come vedete ha tipo 0 di difesa. E le faccio un male della madonna. Stai facendo salire il nazismo, figliola. Muori. Muori. Ha solo, credo, solo questa mossa. Ora non ricordo sinceramente. Però sono molto facili da battere, sinceramente li velocizzerei anche perché sono abbastanza pallosi. Questo qua fallisce 2 volte di fila ipnosi e neanche Lullaby. Tra l'altro avete visto che hanno modificato, cioè hanno aggiunto Lullaby che appunto una nuova mossa. Questa qua addirittura fa maledizione. Ma noi la mandiamo a casa, raga, perché un quick attack è tutto facile. E abbiamo vinto, siamo pure a livello 27. E Ipno se la ride tantissimo. E direi di proseguire a sto punto, anche perché se non sbaglio Ipno ci... E go ahead, esatto, prosegui. Torre di Lavandonia, Soul Chamber. Eccoci qua. Mi hai ucciso, ti ricordi? Nella camera perduta. Esatto, signori miei. Queste tombe d'oro sono le tombe di coloro che abbiamo ucciso all'interno di questo gioco. Wow. Piccolo aneddoto sulla Torre di Lavandonia. Avevo fatto un video in passato. Se guardate questo schema di tombe ricorda una forca di impiccagione. Sì, lo so, è una cosa che magari non è esattamente incredibile. Oddio, sarà sicuramente un caso, ci scommetto la vita. Però è figo, tanto. Queste cose qua mi piacciono moltissimo, ragazzi. Quindi questa è la mia tomba. Già, se vi ricordate anche questo qua l'avevamo ucciso nella Lost Chamber. Perché quella di prima, sì esatto, mi stavo venendo un piccolo dubbio. Quella di prima è Lost Chamber, mentre questa qua è Soul Chamber. Ole, perfetto, grazie amore. Livello 17 addirittura, ok, qua sono tutti i morti. Eccoci qua, questa zona qua non ci cura come dovrebbe. E stiamo per giungere, ragazzi, al finale. Eccola qua, la nostra ultima vittima. Perfetto, e forse finisce qua. Esatto, signori miei. Il finale di questa Chrome, seppur triste, è questo. Ci troviamo in un luogo infinito dal quale non possiamo uscire e con Ipno che ci perseguita. È una cosa clamorosamente inquietante. Esatto, è lì sopra. E ogni volta che gli parleremo continuerà a utilizzare Mangiasogni. Ipno ha preso possesso della nostra mente e noi... non riusciamo più ad uscire dal nostro incubo, siamo perennemente rinchiusi in questo incubo. Signori miei, siamo a 7 minuti e 30, la Chrome finisce qua, non è un finale incredibile, ma è un finale, diciamo, abbastanza interessante e originale, il fatto che Ipno controlli il nostro sogno, e questa scena qua rappresenta in sostanza il fatto che Ipno ci abbia ipnotizzato alla fin fine e che anche noi rimarremo intrappolati per sempre nella cava di Ipno. Nulla signori miei, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale. Spero anche che l'idea della serie vi sia piaciuta. E nulla, appunto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Commentate, dite cosa ne pensate della grafica, di tutto quello che avete visto in questa serie. Passate ai social che trovate in descrizione e come vi ho già citato prima il gruppo Telegram, mi raccomando, ci tengo molto. E noi ci becchiamo in un prossimo video.